mia mamma mi mandava insieme al figlio di Suraya, Rashid, a prendere l'acqua al fiume a Groppa d'Asi. Era distante circa 3 ore dalla nostra casa. Si trovava in un paesino nel distretto di Goshta, in provincia di Nangarhar. A metà percorso notammo tanta gente radunata. Una persona scavava la terra e gli altri guardavano. Ero abituato a vedere quasi tutti i giorni persone che venivano lapidate, frustate, impiccate e picchiate a morte. Ho capito subito che l'assembramento era da ciò motivato. Ero stato testimone di un tale episodio pochi giorni prima. Tamana era stata uccisa nelle vicinanze della mia abitazione, in esecuzione della pena emessa dalla corte dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan. La donna fu prelevata dalla casa dei genitori. Piangeva, ripeteva in continuazione: "Non è vero! Non è vero!" Fu trascinata fuori, sospinta in un grande buco scavato per la lapidazione. La gente del mio villaggio cominciò a lanciare i sassi al grido di "Allah Akbar!" Non è morta subito, ma la gragnuola di sassi era troppo forte per resistere. Si contorse dal dolore fino alla morte in compagnia dell'uomo con cui si supponeva avesse commesso adulterio. Nel mio villaggio l'adulterio è punito con una pena che può variare dalla flagellazione alla lapidazione. Le pene capitali per mezzo di lapidazione erano parte della quotidianità della mia infanzia. L'esecuzione di Tamana non era la prima per me. I talebani in diverse zone del mio distretto lapidano, frustano, uccidono le donne, ma le donne afghane, quelle, le donne afghane subiscono quotidianamente i soprusi anche da parte dei loro stessi mariti e suoceri. Tante volte non ci sono prove dell'adulterio, ma basta il sospetto perché i familiari siano autorizzati a sostenerlo e ad ottenere il placet dai talebani per poter porre fine alla vita della donna. Rashid si fermava per ogni singola cosa e dimenticava che le nostre mamme ci aspettavano di ritorno con le tinozze d'acqua. Vedemmo un signore col turbante nero sulla testa. Mi sembrava, sì, un imam, ma Rashid sosteneva che fosse un giudice dei talebani. Costui prese l'autoparlante in mano e disse: "Signori, oggi abbiamo qui in questo campo Tayana e Nayeb. Hanno commesso un grave reato nei confronti della nostra cultura pashtunwali e dell'Islam. Hanno compiuto adulterio e adesso saranno portati in questo campo per essere lapidati. Chiunque di voi lancerà una pietra contro di essi avrà la benedizione dell'Onnipotente Allah, ricevendo pietà e amore nella sua vita." Dopo alcuni minuti il signore con il turbante nero, che si presentò come il giudice del tribunale dell'Emirato Islamico, aggiunse: "Le donne devono essere viste solo in casa o nella tomba. Se lasciate le vostre figlie o mogli libere, loro commetteranno reati e seguiranno la strada del diavolo."